La resilienza è la capacità dell'uomo di affrontare le avversità della vita, di superarle e di uscirne rinforzato, se non anche trasformato positivamente. E questo è il nome con cui da 3 anni si sceglie di festeggiare un carnevale sociale a Barra. Nonostante il maltempo, numerosi ragazzi si sono riuniti anche stavolta per ricordare in modo diverso le realtà sociali che ogni giorno operano in un quartiere difficile. Prendere tutti i ragazzi, stare insieme e decidere insieme cosa fare. Principalmente è un carnevale che viene chiamato sociale perché deve servire a coscientizzare, no? È la resilienza, noi lo chiamiamo resilienza, cioè trovare nelle difficoltà il mezzo per uscirne e provare anche a riqualificare delle zone che sono magari un po' abbandonate, un po' devastate, e insieme provare anche a ripulirle facendo festa, giocando, facendo festa. Quindi il carnevale che noi organizziamo, come tante altre realtà, è un carnevale perché per dare voce a chi vuole dire qualcosa, almeno un giorno. Insegnanti, cooperative ed associazioni con il loro lavoro quotidiano cercano strade alternative per migliorare la vita di quei giovani che sono a forte rischio di essere attratti da logiche criminali. Una di queste strade può percorrere anche scenari e momenti come questi, fatti di colori, partecipazione e gioco. La pioggia non ferma l'energia e l'esigenza che questi territori hanno di non restare immobili anche di fronte alle difficoltà, ma di reagire e creare le proprie alternative. Se non ci fossero ragazzi come Giovanni a coinvolgere altri ragazzi, erano 50 oggi i ragazzi che hanno animato questo carnevale, tutto resterebbe immobile e nulla cambierebbe. È proprio per questo che è importante esserci, crederci e dare spazio e voce proprio forse alle cose che sono più nascoste ma sono le più importanti nella nostra città.